Le principali proprietà dell'alluminio sono notoriamente la leggerezza, le buone proprietà di conduttività termica ed elettrica, di resistenza meccanica, di plasticità e formabilità e un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. L'ottima resistenza alla corrosione e anche allo stato grezzo di produzione è resa possibile dalla formazione di uno strato uniforme di ossido naturale che passiva superficialmente il metallo, costituendo una barriera agli agenti aggressivi esterni. L'alluminio può essere reso ancora più resistente alla corrosione mediante opportuni trattamenti di finitura superficiale che contribuiscono anche a migliorarne l'aspetto estetico. Il trattamento superficiale per eccellenza è quello dell'ossidazione anodica, che è stato per lunghi anni il più utilizzato nelle varie applicazioni delle leghe leggere di alluminio. Alla fine del secolo scorso si è assistito ad una forte crescita anche nella verniciatura dell'alluminio, che in certi settori, come nel caso dell'edilizia, ha raggiunto una posizione di assoluta preminenza. Tale finitura si è via via arricchita di nuove e interessanti soluzioni, come ad esempio i colori metallizzati e le decorazioni cosiddette ad effetto, in grado di replicare perfettamente le venature di altri materiali, come ad esempio il legno e il marmo. Oggi con la verniciatura si è in grado di accontentare anche l'utilizzatore dai gusti più difficili, formulando nuovi colori, adattandoli a qualsiasi tipo di ambiente. In Europa le finiture verniciate per le applicazioni dell'alluminio in architettura vengono effettuate utilizzando prodotti vernicianti in polvere. Dagli inizi degli anni 80 ad oggi, questo tipo di finitura ha fatto registrare un fortissimo incremento, soprattutto in Italia, in Germania, in Spagna e in Francia. Tale crescita deriva principalmente dall'ampia disponibilità cromatica, da consolidati processi di verniciatura e dagli ottimi livelli qualitativi e prestazionali raggiunti dai prodotti vernicianti in polvere. Va anche aggiunto che l'utilizzo dei prodotti vernicianti in polvere ha ridotto notevolmente gli impatti ambientali e la sicurezza dei lavoratori, in quanto non intervengono complicazioni dovute allo smaltimento dei solventi.